Benvenuti in questo nuovo video in collaborazione con il gruppo Plumbo Blend, le sfide di Pasqua. Abbiamo creato un lotto, 10 sfide da far fare al nostro sim. Per ogni sfida ci sarà un uovo di Pasqua in regalo. Ci siamo scambiati i lotti. A me è arrivato il lotto di Riccioli Gamer. La trovate su YouTube, Instagram, Twitch, Facebook, ovunque. Invece il mio lotto è arrivato alla stanza di Eleonor. Vi lascio in descrizione i link dei canali delle mie amiche e anche gli orari di uscita dei loro video. Sigla! Ed eccoci qui con la nostra protagonista, Alice nel Paese delle Meraviglie. Allora, Alice l'ho creata io e ho creato anche altri personaggi, non tutti però. Questo invece è il bianconiglio. Cominciamo. Le sfide di Pasqua. Benvenuta in questa sfida di Pasqua. Troverai il coniglio bianco che ti accompagnerà in questa avventura. Iniziamo ad entrare nel parco dove troverai un grosso albero, l'albero dello stregatto. Qui dovrai intraprendere la prima sfida, costruire una casa sull'albero per il nostro amico stregatto. Puoi decidere se costruire solo la struttura o mettere tutte le aggiunte per renderla più confortevole e soprattutto divertente possibile. Buon lavoro! Se lo stregatto piacerà, ti regalerà un uovo. Andiamo! Andiamo a costruire la casa sull'albero! Non l'ho mai fatto! Ah, guarda che bello! Si guarda intorno, guarda l'albero, ha già messo la struttura. Wow! Costruisci tutto da sola mentre c'è il coniglio che la guarda. Prende le misure del tronco. Poi avvita il tronco. Ci sta mettendo un'eternità, però ce la stiamo facendo. Non capisco se sta mettendo altre travi o fa finta. Poi diceva che potevo mettere anche altre cose per renderla più carina, più divertente. Quindi vediamo tutto quello che è possibile mettere. Ok, ha messo anche la piattaforma con le scalette. Che carino! È arrivato pure lo stregatto! Com'è carino! Lo stregatto non l'ho creato io, però. Il creatore dello stregatto è Catastrophic XOX. E vediamo adesso se ce la fa a finire oppure dobbiamo aspettare un'altra giornata. Finalmente ce l'ha fatta! Ha costruito la casetta! Mamma, com'è carina! È troppo carina! Allora, dai, salici su. Aggiorna la casa sull'albero. Aggiorniamola prima. Scivolo! Vai! È diventato notte. E lei non ha ancora finito di costruire lo scivolo. Ah, deve anche andare a fare la pipì. Andiamo a fa vai, fa, ok, fa vai, fa, ok, è andata da sola. Ecco lo scivolo, ce l'abbiamo fatta! A mezzanotte e mezzo, Sim! Non possiamo aggiornare nient'altro. Ah, devo avere il livello 4 di abilità. Ora vediamo che altro c'è da fare. Ah no, ho vinto l'uovo! Quindi andiamo a prendere prima l'uovo. Poi vediamo cos'altro c'è da fare. E questo è il nostro uovo. A questo punto dobbiamo continuare e possiamo scegliere noi la strada. Io ho deciso di, per non perdermi, di fare la prima strada che incontriamo qui sulla nostra sinistra. Quindi questa. C'è un'area picnic vicino i fiori, tutti i fiorellini. Oh, vieni qui. Vediamo cosa dobbiamo fare. Picnic vicino allo stagno. Sei seduto da ore a leggere e studiare e gli occhi si stanno chiudendo lentamente, ma tua sorella ti sta guardando e non puoi addormentarti. E quindi mentre lei continua a leggerti, e quindi mentre lei continua a leggerti quella noiosissima poesia, tu continui a ricamare. Crea un punto a croce di qualità normale o eccellente per aggiudicarti l'uovo. Ricama semplice, telaio piccolo, arcobaleno. Sai, Oreste, le bestiole. Ci ha messo tutta la notte per fare sto punto a croce e intanto è anche nuvoloso, che è proprio quello che io odio di più in assoluto. Ok, possiamo prenderci quest'altro uovo. Sì, siamo a due. Yeah! Andiamo a vedere da quest'altra parte cosa c'è. Ok, qua c'è un'altra strada, andiamo. Questa è la tana del bianconiglio, abbiamo anche il bianconiglio, versione mini mini con le orecchie nere. E un'altra parte di questo cartone che mi fa impazzire è proprio questa, quando lei mentre cade saluta il gatto. Addio,
Addio! Cioè, vi ricordate che mentre cade vede cose sospese nell'aria? Qui abbiamo il tavolino, dei libri, delle caramelle, un libro, l'orologio, il cellulare, giustamente. La sedia a dondolo, è troppo carino! C'è tutto, quadro al contrario, perché lei appunto cade al contrario. Stupendo, Ellie con questo lotto si è superata. La porticina piccola. Stai girovagando per il parco e ti trovi un tronco cavo. Quella sarà la tana di un coniglio. Spinta dalla curiosità, decidi di darci un'occhiata, visto che il barco è abbastanza grande da riuscirci a passare. Ma c'è un grosso tunnel scavato nel terreno e inizi a cadere a velocità. Non così veloce, dopo tutto, tanto che riesci a guardarti persino intorno e noti oggetti alquanto strani sospesi nell'aria. Poi finalmente raggiungi il fondo. Trovi un tavolino, una bottiglia con scritto "Bevimi" e un barattolo con scritto "Mangiami". Ma il suo interno è vuoto. Per riuscire ad uscire da lì dovrai procurarti dei biscotti. Usa la cucina per cucinare dei biscotti di qualità normale o eccellente per aggiudicarti l'uovo. Ok, allora dobbiamo cucinare dei biscotti. Biscotti allo zucchero. Dov'è l'uovo in tutto ciò? Ah, ok, è questo l'uovo. Non l'avevo visto. Qualità di biscotti, eh? Normale! E vai, ho vinto un altro uovo! Dove andiamo adesso? Noi eravamo qui. Questa è l'altra strada. Questi sono Pinco Panco e Panco Pinco! Due omini bizzarri ti stanno osservando. Vogliono qualcosa da te. Saltellano tutto il tempo, finendo le frasi dell'altro. Vogliono che gli leggi una storia. E così ti accomodi su quel comodo tronco d'albero e prendi un libro. Devi prendere un libro sull'abilità e raggiungere il livello 3 di un'abilità a tua scelta per prendere l'uovo. Un'abilità a mia scelta. Non lo so. Io vorrei farle fare l'abilità di cucina, visto che è stata comunque brava a fare i biscotti. Cottura al forno, perfetto. La storia delle strichette curiose. Mi sta tornando in mente tutta la mia infanzia. Livello di cottura al forno 3. Ce l'abbiamo fatta. Ha letto per ore e ore senza mai stancarsi, senza mai fermarsi. Ecco il nostro uovo. Siamo a 4 uova, quindi finora siamo stati un sacco bravi. Di qua dove si va? Cos'è questo posto? Fiori canterini. Oh! Senti un dolce suono arrivare alle tue orecchie. Non ci crederai mai a ciò che stanno vedendo i tuoi occhi. Sono fiori quelli. E parlano, o meglio, cantano. Ti avvicini incuriosita e uno di loro ti chiede chi sei, che cosa vuoi. Tu elogi le tue abilità canore e ti fanno unire a loro. Mi raccomando, non fare brutte figure. I fiori sono molto permalosi. Raggiungi il livello 3 di canto senza rompere nessun bicchiere o finestra. Bellissimo! Sono felici in primavera i cuori. Dai, che dobbiamo arrivare a livello 3. Canta, canta. Secondo me i fiori la cacciano. Anche lo stregatto sta andando via. Ce l'ho fatta! Abilità di canto 3, non ha rotto nessuno specchio. Basta cantare, ha già distrutto i timpani. Andiamo avanti, finalmente un po' di sole. Siamo dal brucaliffo! E beh, immagino cosa ci sarà da fare. Delle nuvole di fumo di varie forme si innalzano nel cielo, ma non sono nuvole, anche se quella sembra un coniglio. Da dove arrivano? Segui la scia e arrivi in un posto pieno di funghi e sopra uno di loro c'è un enorme bruco. Scusa, brucaliffo, è molto suscettibile. Sta fumando un enorme narghilè e ti guarda in modo strano con le sue molteplici zampe. Ti indica di accomodarti vicino a lui e fumare con lui. Non hai mai fumato un narghilè, quindi scegli bene l'aroma e cerca di non tossire. Se supererai la prova, puoi prendere il Andiamo! Possiamo anche cambiare l'aroma, quindi vediamo un po'. Io farei bollicine fatate. Adesso siediti e prova. Ti prego, non tossire. No, neanche ha fatto un tiro, ha già tossito. Mannaggia, niente uovo del brucaliffo. Ok, andiamo a vedere quale altra sfida ci aspetta. Un buon compleanno! Canzone. Ok, va bene, sapevamo che ormai siamo in un posto alquanto strano, ma questa cosa del non compleanno non te l'aspettavi, vero? No, per niente. I due tipi strani ti invitano ad accomodarti e a prendere una tazza di tè. Una tazza. Peccato che te ne stanno servendo un sacco. Finisci un vassoio di tè senza andare in bagno.
Dopodiché avvicinati all'alveare, se le api sono disponibili a darti il loro miele, prepara del tè al miele. Prendi l'uovo se superi una di queste due sfide. Bene, andiamo. Continuando questa stradina, avete capito dove siamo? E lui soprattutto, avete capito chi è lui? È il cappellaio matto! Questo l'ho fatto io e mi sono ispirata al cartone. Ok, ora dobbiamo fare il tè, quindi metti il tè in infusione, tè nero, vai. Versa tè. Ora te le devi bere tutte. Dove vai a bere, Alice? Va bene. Non va bene. Non le piace lì. Due tazze contemporaneamente. No! Alice, credi di aver finito? Vieni qua, bevi. Siamo alla terza tazzina di tè. E c'è lei che continua a cambiare posto. È perfetto! Bevi? Mannaggia, già deve andare al bagno. Dai, per favore, non ti fare la pipì sotto, dai. Mancano le ultime due. Mi fa impazzire che cambia sedia ogni volta come nel cartone, è stupendo. La sua faccia, ma se la fa sotto? No, mi dispiace, c'è rimasta l'ultima tazzina. Non andare, non andare, vieni qua. Non puoi andare, non puoi andare. Dai, che ce la fai, l'ultima tazzina. Ti prego, no, se l'è fatta addosso. Ah, non ci possiamo manco lavare al bagno. Intanto anche le api l'hanno assalita. Peggio di così non si può. Sei irriconoscibile. Coniglietto, coniglietto. Qui dove si va? Oddio, che bello pure questo. Con i barattoli di vernice rossa e le rose un po' bianche e un po' rosse. Di rosso le verniciam, di rosso le pitturiam. Scoperta della truffa delle carte. Ti addentri per un sentiero pieno di rose, un po' rosse e un po' bianche, ma aspetta, quelle rose sono addirittura metà bianche e metà rosse e gocciolano. Che sta succedendo qui? Trovi un mazzo di carte con dei pennelli in mano che stanno effettivamente dipingendo delle rose. Ormai hai visto tutto, sei loro complice, quindi sbrigati a dipingere prima che arrivi la regina. Fai un dipinto normale o eccellente per prendere l'uovo. Speriamo bene. Facciamo un dipinto classico. Non ci riesco a credere! In questo gioco alcune volte succedono cose assurde! Sta disegnando un coniglietto! No, è scadente! Ci sono rimasta proprio male. Tra l'altro era anche l'uovo luminoso fucsia, come piace a me. Qui c'è rimasta un'altra strada che non abbiamo fatto. Sì, questo è il giardino della regina! Ed ecco la nostra regina! Anche questa l'ho creata io. Croquet con la regina di cuori. Un suono di trombe ed ecco che si avvicina la regina di cuori, urlando a tutto spiano: tagliatevi la testa! Cerchi di scappare, ma ti ha già visto. Incuriosita, decide di sfidarti al suo gioco preferito, il croquet. Prendi un fenicottero dalle gambe. Prendi un fenicottero, nelle gambe ci sono dei ricci che userete come palline. Ma no, qui sono tutti pazzi. Gioca a bowling e sconfiggi la regina di cuori, o il coniglio se non hai la regina. Prendi un uovo in caso di vincita. No, no, io ho la regina, gioco contro la regina. Ho bisogno di quest'uovo, quindi per favore devi vincere. Acquisita l'abilità di bowling cadendo. Applauso ad Alice. Beh, dai, dai. Vediamo se la regina è brava. La regina sicuramente è bravissima. No, vabbè, Alice è proprio negata. Wow! No! La regina di cuori ha vinto la partita bowling con il punteggio di 33! Abbiamo perso anche questa sfida! Perché la regina non può perdere, altrimenti Alice perde la testa. Comunque è bellissimo che qui ha messo tutti i ricci e qui ci sono i fenicotteri da prendere per giocare a croquet con la regina. Qui tutti i cuoricini, bellissimo, bellissimo. Qua c'è tutto un giardino con gli scacchi. Ok, quindi noi tutta questa parte l'abbiamo finita, rimane solo un ultimo posto dove andare. Tribunale, tagliategli la testa. Un unico edificio
cosa si erge in questo parco. Chissà cosa c'è all'interno, meglio andare a scoprirlo. È l'aula di un tribunale, dove la sua testa verrà tagliata in caso di sconfitta. Quindi, meglio fare del tuo meglio e vincere questo dibattito una volta per tutte. In caso di vincita, prendi un uovo, se no, già lo sai o no. Tagliategli la testa! Bene, si è arrivata alla fine del gioco, spero che ti sia divertita. E no, non preoccuparti, la tua testa rimarrà sul collo, se scappi in tempo, ovviamente. Stupendo! Andiamo a vedere questo tribunale. Gli ho fatto prendere un punto di abilità perché altrimenti non mi faceva fare il dibattito contro la regina. Quindi dibatti un argomento. Le piante mucche sono piante o mucche? Questo è un problema veramente importante. Beh, la regina è convincente, eh? Le facce di Alice mentre parla la regina. Ha vinto Alice? Campionessa di dibattiti. Sì, almeno abbiamo un altro uovo! Ed eccoci qui alla fine di questa nostra avventura con i nostri protagonisti. Di uova alla fine ne ho prese solo 5. Una cosa che non vi ho detto è che chi perderà questa sfida delle uova dovrà vestire la propria Simself da coniglio e postarla su Instagram. Quindi vedremo se sarò stata io la peggiore oppure no. Se il video vi è piaciuto lasciate like, commenti e condivisioni. Un bacione ciccione a tutti e alla prossima. Ciao!